Oggi mi sono messo in tiro perché dobbiamo festeggiare un traguardo importante. Se avete letto i post nella sezione community, il canale ha raggiunto un nuovo traguardo, 4.096 iscritti. Come avete letto dal titolo, oggi vi porto all'interno di un museo e come vi spiegherò successivamente nel video, io quelle riprese le ho fatte più di un anno fa. Perché io sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. Ed è arrivato! E questo traguardo è solo grazie a tutti voi che in questi 2 anni e qualche mese mi avete supportato. E adesso ci mettiamo qua su Adobe Premiere e andiamo a vederci insieme il mio viaggio all'interno del National Museum of Computing. Venite con me. Un anno fa andai a Bletchley Park e ho fatto un video sulla storia dell'Enigma Machine e quindi anche del coinvolgimento di Alan Turing. Quello che non sapevate di quel video è che quel giorno non ne feci solamente uno, ma ho fatto le riprese per 2 video e queste riprese me le sono tenute come speciale del 4.096 iscritti. E quindi benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo vlog speciale. Io sono Valerio e oggi vi porto dentro questo museo e andiamo a scoprire tutte le sue meraviglie. Se avete visto il video di Bletchley Park, questo è il continuo. Adesso vado a fare visita al Museo Nazionale dell'Informatica o dei computer, non so bene come tradurlo, computing. E basta, beh, si trova dietro di me. Sta iniziando a fare buio. E adesso andiamo a vedere cosa c'è lì dentro. Come per quel video, visto la quantità di freddo e di acqua che ho preso oggi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella degli avvisi e se volete offrirmi anche un caffè virtuale. Link in descrizione, come al solito. E adesso andiamo a vedere tutto quello che ci sta all'interno del Museo Nazionale dei Computer. Agli albori dell'informatica, un computer non veniva utilizzato mediante mouse o tastiera, non c'erano gli schermi, ma c'erano le schede o nastri forati. Codici e dati venivano codificati all'interno di schede come queste, e poi un bel malloppone di queste schede potevano eseguire un programma. Il problema era come si foravano queste schede. Si usavano delle macchine come queste che vedete qua a schermo. In particolare questa è la ICT80, che poteva forare schede contenenti 80 colonne. L'operatore stava là e digitava i tasti che permettevano di forare la scheda in maniera automatica o semiautomatica. Questa macchina consentiva di rimediare a eventuali errori. Questo perché i dati da forare venivano prima tenuti in memoria per poi fisicamente forare la scheda. Come funziona una scheda forata? Sono riuscito a beccare questa spiegazione che, benché sia riferita a un nastro forato e spiegata ai dei bambini, il concetto comunque è molto semplice. L'audio è in inglese e ho fatto del mio meglio per tradurre il più possibile. Alcune parole non si capiscono perché l'audio è stato registrato dalla presa diretta della telecamera, che non è proprio il massimo. Però andiamo a vedere cosa succede. Here we go. This is to find prime numbers, okay? There's another program. You see that thing on the top there? That's my hard drive in 1965. Do you know what a hard drive is? You know this iPad here? It's got 2 terabytes of storage. That's a lot, isn't it? And in there, I've got lots and lots of programs and data. That's the equivalent in 1960. Yeah. Right, here on the keyboard there. Can you type old on that keyboard there? OLD. Press return. That's that big fat one, yeah? Right, so what we've done is we've told the machine, you're ready to load a new program. Do you want to press that button? If you press that button, that tape's going to go. Yep. It's loading the program into the machine. So now it's done that. Do
you want to go back there and type run? Run. The planet, press return. Now, that noise, that's this machine telling you it's doing something. Or fast, so I'm not going to be fair. Now, this is called an unfair fight. I've got my iPad. My iPad's going to race it. Now, I want you to put 5,000 in there, okay? Press return. Do you know what a prime number is? It's a number divisible by one and itself. Do you know what a coprime is? If you take two prime numbers and multiply them together, you get a coprime. So 5 times 5 is 25. 25 is a coprime. Now get this. Here we go. Right now, if I go over here and I say, I can get this machine to find prime numbers as well. So just because I can, I'm going to say between 1 and 10 million. So it's going to find. Secondo me la guida ha sbagliato a digitare perché il risultato che andrà a mostrare è riferito a tutti i numeri primi compresi tra 1 e 1 milione, non 10 milioni, ma continuiamo. Has found 664,579 prime numbers and in about 5 seconds it will print them all from you. 3, 2, 1. How about that? So, these are all prime numbers. $664,579 is also a prime number. How do you get that? That's amazing. But one thing to think of is here, this is 1967 this machine was made. That was the year before I was born. That was 56 years ago. And that screen that you're seeing there is showing the numbers being generated by the computer that's running this. So it's a bit of an unfair fight because this is a compiled program, which means it's done and it's optimized to make it the fastest, and that one's running through a language called BASIC. So, let's not be too unfair, you know? I've got another one here. This one works, yeah. This is a prime number program as well. So that is exactly the same program, but this one is aimed to measure how long does it take. So we say run, and so we say 5,000. It took 0.23 seconds to calculate what that thing stood showing through, and it didn't take that about 6.5 to 7 hours to do the same as it did in 0.23 seconds. So a third of a second, not even that, and that machine is done. So. Le schede forate sono state sostituite da altri sistemi di archiviazione come hard disk, floppy, pendrive, Omega Zip, DVD e infine SSD. E questo cosa significa? Significa che il mondo dell'informatica si è evoluto, ma nonostante i progressi fatti, tutto nasce da una semplice idea. L'architettura di von Neumann, proposta da John von Neumann negli anni 40, questa architettura presenta il cuore della maggior parte dei computer moderni. La sua struttura si basa su tre componenti fondamentali: la memoria, dove i dati e le istruzioni vengono conservati, l'unità centrale di elaborazione, la CPU, insomma, e i dispositivi di input e output che permettono di interagire con il sistema. Il principio chiave dell'architettura è che dati e istruzioni sono memorizzati nello stesso spazio di memoria, consentendo al computer di essere programmabile e versatile. Semplice, no? Beh, negli anni 40 questo modello non era così semplice come lo pensiamo oggi, era infatti una cosa innovativa che gettò le basi dell'informatica ed è un concetto che persiste tuttora. Guardando questi computer datati possiamo vedere che non sono diversi da quelli che abbiamo oggi. Da un punto di vista estetico diciamo che cambia il design. Certo, la tecnologia si è evoluta, abbiamo schermi piatti, computer più veloci, ma l'idea di base è sempre quella, o comunque è cambiata ben poco.
Von Neumann è anche ricordato, tra le altre cose, per il suo lavoro sugli automi cellulari. E indovinate chi ha fatto un video sugli automi cellulari? Io. Proseguiamo col nostro viaggio all'interno del museo. Uno dei video più prolifici del canale è quello in cui parlo della storia dei linguaggi di programmazione. Alcuni di voi si sono lamentati perché non ho citato questo linguaggio piuttosto che quell'altro. Il motivo? Guardiamo questo pannello. Questo l'ho trovato in una delle stanze del museo e fa vedere tutta la genealogia, se così la possiamo definire, dei linguaggi di programmazione. Guardate quanto è lunga e complessa. Tutto sembra partire da Fortran e prosegue per altri 60 anni. Beh, secondo me lo dovrebbero aggiornare, visto che adesso siamo nel 2024, però già, anche se non va oltre al 2012, vi rendete conto di quanta storia stiamo parlando? E il mio video semplicemente ripercorreva una manciata di questi rami. Chissà se troverà mai posto qua su questo pannello il mio linguaggio di programmazione. Mentre ammiravo questo pannello mi sono imbattuto in questa spiegazione e io ne ho approfittato. Well, Sophie Wilson was born a man and changed into a woman after leaving university, but she wrote the basic interpreter for the BBC Micro and she was designing the replacement for this when IBM introduced their PC, which caused a lot of disruption in the market. It caused so much disruption that Acorn decided to get out of building desktop machines because they couldn't make any money out of them. But they took their ARM development, which was sort of originally from the Acorn RISC microprocessor, and formed ARM Holdings. And 95% of handhelds today have ARM processors in them. Now, the difference with the ARM that allowed this to happen, and Sophie also designed the original ARM processor, was that rather than building these complex instructions in there, they only put simple instructions but made it go very fast. Right? And then you could build up more complex instructions with subroutines of the simple instructions. But also it had properties like being able to change the clock speed. Right? So when it wasn't doing anything, it just wind the clock speed down. When you turn a modern handheld off, it's actually not off. The clock is ticking away at about one beat a second. Right. And it wakes up when you press a button. But you can wake it up by sending other signals there, right? Without pressing a button. Sophie designed that chip. And ARM don't make them, but they design them all. They supply the design system for Apple and Samsung and everybody to make their chips. And as I said, the new Apple laptops, Macintoshes, have 12 processors, 64-bit processors, 16 graphics processing units, bags of memory, cache, etc., etc., all deriving from this. I hadn't mentioned Steve Jobs before, but he comes into the picture around about now. There used to be an Apple II, it's gone somewhere else. But Steve, in the 1980s, I think it would have been, designed this machine, the Lisa. He designed it by going and seeing a machine like this at Xerox in Palo Alto. They designed a graphical user interface machine with a mouse, and they demonstrated it to Apple. Apple went back to their garage or wherever it was they did their design. Hardly a garage by then, I think, but they could call it that. And they just copied it. And Xerox didn't seem to mind. They never said boo. They probably thought, oh, there's not much money in these desktop computers. Money's all in the copying. Yeah. How wrong they were. But anyway, it was a failure. Commercially, the chip in it was too slow, it was too expensive, It didn't do what it set out to do. It caused Steve Jobs to get fired from Apple. They brought a man in called Scully, from PepsiCo, I think he came, and he said, your problem is this guy, Jobs has got to go, and he fired him. Steve went off and did a few things, which I'll talk about. E cosa ha fatto Steve Jobs? Beh, beccatevi questi due video dove lo spiego molto bene. Vedete questo computer? Perché non cazzeggiarlo? La bellezza dei musei è quello di intrattenere e infatti non sono mancate le occasioni dove io cazzeggiavo in giro.
questo computer ha un programma che ti permette di giocare a Tris usando, ascoltate bene, un vecchio telefono con disco rotante. E non era uno di quei cosi telefoni che puoi comprare online che assomigliano a quelli vecchi, no, era proprio un telefono vecchio, perché aveva più anni di me. Come funziona? Ogni quadrante del Tris è identificato da un numero da 1 a 9 e per fare la tua mossa devi ruotare il numero corretto. Andiamo a vedere adesso se vinco o perdo, però prima di vedere il risultato vi devo dire che non è semplice giocarci dal mio punto di vista. Non è tanto per il gioco in sé, è un Tris alla fine. L'interfaccia è quella che è e i caratteri che stanno messi là mi fanno confondere assai. Inoltre, ogni volta che devo fare un numero, qua succede un manicomio di rumori. E fare il numero mi fa deconcentrare, cioè devo prendere e ruotarlo, staccare gli occhi dallo schermo e quindi non è come prendere la penna e fare un segno sul foglio. Nonostante tutto, ho pareggiato. Nella stessa stanza c'è anche questo cosetto. Questo robottino risolve il cubo di Rubik. Per prima cosa analizza i colori delle facce. Fatto ciò, esegue le mosse necessarie per risolverlo e ci riesce in circa 30 secondi. Se l'avessi dovuto fare io, ancora starei là. Se c'è un momento in questo museo in cui mi sono emozionato, è decisamente questo. Elite. Ancora una volta la BBC ha dato il meglio di sé. Sì, la stessa BBC di cui parlava la guida poco fa ed è la stessa BBC della televisione. Cosa ha fatto? Questo gioco, appunto, Elite. Da bambino io ci ho giocato, però non ricordo bene se a quella di MS-DOS o di Amiga o entrambi, non ricordo. Elite è decisamente uno dei giochi che ricordo con molto affetto della mia infanzia. Nonostante siano solo delle linee, questa è grafica 3D. Per la precisione si chiamano wireframe, non si chiamano linee. Per l'epoca, stiamo parlando del 1984, era una cosa rivoluzionaria. Su Elite ci farò un video dedicato perché se lo merita. Il mio giro vagare mi ha fatto trovare questa bellezza, il Commodore PET. Non so quante volte me lo abbiate scritto nei commenti, eccolo qua in tutto il suo splendore. Mi riservavo questa chicca per questo video. Lanciato nel 1977, il PET è stato uno dei primi personal computer disponibili sul mercato, famoso per il suo design all-in-one, con tastiera, monitor e registratori in cassette integrati. È stata una pietra miliare perché ha reso il computer più accessibile e semplice da usare, contribuendo a quello che era un mercato emergente del personal computer, a cui nessuno credeva, come diceva la guida poco fa. Qualche anno più tardi, la Commodore lanciò il computer più rivoluzionario di sempre. Amiga, se volete approfondire da dove viene questa palla che fa su e giù e destra e sinistra, ve l'avevo spiegato in questo video. Proseguendo per il museo, come non potevo farmi una partita a Lemmings? Altro gioco che ricordo con affetto dalla mia infanzia, benché Elite, ripetiamo, è Elite. Per chi non lo sapesse, Lemmings funziona in questo modo. Bisogna aiutare gli omini a raggiungere l'uscita e questo lo fai usando le azioni nella quantità specificata. Mi ricordo che dopo pochi livelli tutto diventava assai difficile, anche perché poi le risorse vengono razionate. Opinione impopolare, sono convinto che in passato i giochi li sapessero fare. Ovviamente questa è la mia opinione, scatenatevi nei commenti. Purtroppo il museo stava chiudendo, avevo trascorso molto tempo a Bletchley Park, ma questo non vuol dire che non sono riuscito a trovare due chicche di quelle belle. L'esposizione del museo aveva anche smartphone e dispositivi palmari, tra cui c'era anche questo Sino Serie 3. Ed è grazie a questo che abbiamo avuto la rivoluzione dei telefoni cellulari e smartphone di Nokia con Symbian. Storia ben raccontata in questo video. Per concludere, la ciliegina delle ciliegine. Ho trovato il computer che si trova nel film Jurassic Park. It's a Unix system. I know this. It's all the files of the whole park. O comunque uno che gli assomiglia molto. Questo l'ho messo alla fine del video perché effettivamente l'ho visto mentre uscivo dal museo. Era proprio nelle ultime fasi del percorso. Guardate la mia felicità nello smanettare un vero computer con un sistema operativo Unix.
questo computer della Silicon Graphics è stato il più bello arrivederci che il museo poteva darci. Spero che questo video vi sia piaciuto e colgo nuovamente l'occasione per ringraziarvi. 4096 e più quelli che si sono aggiunti dopo, di grazie. Tuttavia, ho scoperto che qua nel Regno Unito c'è un altro museo di informatica a Cambridge. Se volete supportare un video in cui io mi rego là, sapete come fare. Il link è in descrizione per offrire un caffè virtuale e supportare la produzione di quel video. E quindi, grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi. Spero di vedervi ad altri 4096 iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!